I conti della sanità. Il presidente Giani fa il punto della situazione dopo l'approvazione degli ultimi atti in consiglio prima della pausa estiva. Montepulciano contro lo spreco alimentare. Il comune senese ha presentato un progetto destinato a turisti e consumatori. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana, prima della pausa estiva, sono stati approvati gli atti di bilancio che certificano anche un forte investimento di risorse della regione nella sanità. Sentiamo il punto della situazione con il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Ma innanzitutto dividerei le questioni. Da un lato vi è lo stato dei conti e sicuramente è uno stato di conti in cui siamo sempre stretti, perché in realtà pensate alla vicenda Covid. Secondo lo Stato oggi il Covid è una patologia ordinaria, poi che in realtà fino a 2 settimane fa noi avessimo 34.000 contagi in Toscana, esattamente il doppio di quando nel novembre del 2020 ve ne erano 16.900. Certo, allora il Covid veniva affrontato sapendo che morivano 70-80 persone al giorno, che vi era il lockdown. Ora no, ora non abbiamo più distanziamento sociale, se qualcuno viene il Covid se lo gestisce prima di tutto a casa, ma da un punto di vista delle strutture comunque hai 600 persone in ospedale, comunque hai il tuo buon numero di terapie intensive, comunque hai riflessi diretti e indiretti sul sistema ospedaliero, sulla gestione dei servizi, sui medici di base, sulle organizzazioni di volontariato che sono chiamate. Eppure dobbiamo assorbire tutto noi. Lo Stato in questo caso lo considera all'interno del Fondo Sanitario Nazionale e quindi indubbiamente le risorse sono strette per gestire quello che è un sistema sanitario d'eccellenza, che poi pensate anche avendolo in gestione diretta come regione cosa significa come bollette. Significa, abbiamo fatto il calcolo, più di 100 milioni l'anno, più del doppio dell'anno precedente, e quindi sono tutti conti che si riverberano sul piano sanitario. Io l'ho detto e lo dirò, visto che fra 60 giorni si va a votare questo paese ai parlamentari di ogni parte politica. Ricordatevi che la spesa sanitaria deve essere maggiore di quella che è oggi. Quello che dicevamo durante il lockdown, quando eravamo tutti chiusi a casa e parlavamo attraverso le call, ovvero dopo nulla sarà come prima, io lo spero che chi va in Parlamento, che quindi ha la possibilità di stabilire le quote di spesa pubblica, quello o quell'altro settore, se ne ricordi, perché nulla deve essere come prima, in quanto il sistema sanitario ormai fronteggia quello che è l'attività ordinaria, le liste d'attesa, ma fronteggia anche un fisiologico livello di presenza del Covid. È questo che ho detto all'Andi, dicendo che la Corte dei Conti ha fatto quello che è la parifica, ovvero una valutazione di apprezzamento di tenuta dei conti, che se ci sono alcuni rilievi noi li correggeremo, ma che complessivamente io sono contento, perché la capacità di risposta con le risorse che ci vengono date dal Fondo Sanitario Nazionale è una risposta ottimale, e ancora la sanità toscana è portata come un esempio. Sui pronti soccorsi, altro ragionamento, in tutto quello che è il contesto delle spese sanitarie, noi sui pronti soccorsi dovremmo dedicare più risorse, perché vediamo che sono in sofferenza, non in un pronto soccorso particolare. Oggi ho risposto a Prato disponendo una riunione con Morello, con Biffoni, con gli altri amministratori, con 3 internisti riempiremo il vuoto che veniva paventato. Ieri ero a Pitigliano e anche lì i problemi erano quelli del rapporto fra pronto soccorso e la medicina generale. Riapriremo il riparto di medicina generale nel mese di settembre. Cerco di far fronte a tutto questo dando anche delle deroghe e appesantendo ulteriormente il bilancio. Quando è strettamente necessario lo faccio, in qualche modo poi faremo. Però è evidente che sui pronti soccorsi, forse per il carico di lavoro che c'è dal Covid, ma anche prima del Covid, con un sistema territoriale che non riesce più a far fronte a tutte le esigenze, per cui quando uno ha la febbre a 40 prende e va al pronto soccorso, c'è un carico che indubbiamente ci dovrà portare a fare una legge specifica per i pronti soccorsi con maggiori risorse per coloro che vanno lì. Un'indennità aggiuntiva per il personale dei pronti soccorsi è quello che stiamo studiando.
Cambiamo argomento, sospesi i lavori del Consiglio per la pausa estiva, vediamo quali sono le priorità che ci hanno indicato i rappresentanti di alcuni gruppi politici. Intanto dobbiamo stare attenti a cosa succederà sul trasporto pubblico locale, perché dobbiamo garantire ai nostri ragazzi di poter usufruire del trasporto pubblico per andare a scuola. Siccome abbiamo notizie poco certe sulla garanzia del servizio, io credo che questo sia un tema fondamentale da affrontare quest'estate. Altro tema ovviamente sono le liste d'attesa alla sanità, che è in sofferenza ormai non da oggi ma da tanto troppo tempo. È ovvio ed evidente che ci rimane aperto il gap delle infrastrutture e i fondi che arriveranno a livello europeo. Noi abbiamo ben chiaro che i soldi stanno per arrivare, tra l'altro come sappiamo sono fondi che poi dovremo restituire all'Europa e dobbiamo monitorare che non scappino, che non vengano gestiti male. Quindi le partite aperte sono tante e non è neanche giusto andare in ferie in un momento così caldo. Io penso che il contributo di tutti sia fondamentale. Certo è che purtroppo il PD Regione Toscana il contributo dell'opposizione, del centrodestra e anche della Lega lo accoglie malvolentieri, quando invece dovremmo essere qui tutti quanti per il bene dei cittadini. Dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati generali della sanità, perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque siano bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati. Detto questo, anche gli ospedali sono in gravi criticità. Pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire alle criticità del caldo, fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere. L'altro punto che va sicuramente analizzato sono le comunità energetiche. Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa e che ha già superato dei primi passaggi per quanto riguarda la coerenza e gli obiettivi. Ecco, quello credo che sia una cosa che debba essere immediatamente messa in pista, per la quale non accetteremo delle pause, e la scuola, che anch'essa rischia di essere una cenerentola. Dobbiamo garantire un ritorno sicuro e tranquillo ai nostri ragazzi nelle scuole. Ma a settembre il Consiglio regionale dobbiamo avere il coraggio di affrontare la programmazione dei prossimi anni, nel prossimo piano regionale di sviluppo dobbiamo definire le linee strategiche, dobbiamo assegnare ai territori le compensazioni di quelle risorse che il PNRR non ne avranno beneficiato del PNRR, su questo affrontare un DEF e trovare delle misure in grado di dare una risposta importante in termini finanziari alla crisi, all'inflazione, alla questione di carattere energetico, al piano dei rifiuti, fare della nostra regione una regione che abbia coraggio di fare sviluppo ma di credere nella sostenibilità, ma dare queste grandi risposte, da una parte quella energetica, da una parte dare una risposta sociale alle famiglie che sicuramente troveranno a vivere una fase molto complessa e soprattutto accelerare sugli investimenti in termini infrastrutturali. Quindi insomma io credo che a quel punto saranno trascorsi 2 anni di questa legislatura e ci sarà da cambiare marcia per arrivare a fare nei prossimi 3 tutto quello che ci siamo detti di voler fare in questo mandato. Settembre storicamente è il mese del rientro al lavoro, del rientro a scuola, quindi assolutamente priorità a questi 2 mondi, al mondo del lavoro e al mondo della scuola, e a ciò che fa da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ovvero il trasporto pubblico locale, che è tema regionale, che è un tema tosto, perché è un tema difficile. La gara, famosa gara che ha visto iniziare il lavoro di Autolinee Toscane, sta portando una sequela di disastri nella nostra regione, sia da un punto di vista di chi in Autolinee Toscane lavora, sia da un punto di vista di chi con Autolinee Toscana vive, quindi gli utenti, coloro che ne fanno utilizzo. Sperando di poterci concentrare sulla scuola, sul lavoro e sul trasporto pubblico locale e non nuovamente sulla sanità, o meglio, ci si possa concentrare soltanto sulla sanità ordinaria e non su una nuova emergenza da coronavirus. Cambiamo ancora argomento. Portami con te è il progetto contro lo spreco alimentare per i turisti e i consumatori presentato dal comune di Montepulciano in provincia di Siena in consiglio regionale. L'iniziativa è nata da un accordo tra il comune, il consorzio del Vino Nobile e gli esercenti del territorio al fine di utilizzare particolari doggy bag e wine bag realizzate con materiale riciclato e riciclabile da destinare ai tanti consumatori, ospiti e residenti che popolano soprattutto d'estate il territorio di Montepulciano. Sentiamo l'intervista.
Ma è un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente insieme al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con il quale abbiamo stipulato anche nel corso di questi 3 anni di mandato importanti accordi di comunicazione della nostra destinazione attraverso anche il vino, consapevoli che comunicare la destinazione turistica anche attraverso il prodotto di eccellenza significa veramente promuovere un intero territorio. È un progetto che risponde sicuramente ad un punto programmatico del nostro programma di mandato contro lo spreco, la lotta insomma allo spreco alimentare attraverso queste scatole, diciamo, di cartone riciclato e a loro volta riciclabile, attraverso le quali potranno essere presi, diciamo, i cibi e le bevande non consumate sul posto e verranno distribuite gratuitamente a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della città di Montepulciano, di tutto il comune di Montepulciano, oltre 200 tra enoteche, ristoranti e bar. Chiaramente è un progetto che ha un profilo culturale, sociale ma anche ambientale, perché si riduce sicuramente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, ma è anche un modo per andare a sensibilizzare l'utenza, che sicuramente si parla di grandi numeri a Montepulciano, si parla di oltre 1,5 milioni insomma di presenze che toccano sicuramente in gran parte la città del capoluogo, però è chiaro che insomma c'è una risposta in favore di tutte le attività commerciali. Noi siamo ben consapevoli che il turismo enogastronomico rappresenta un'importante fetta della nostra economia, e la nostra intenzione è quella, proprio in virtù anche del percorso che è stato fatto dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano come primo distretto vitivinicolo sostenibile, di andare nella direzione, sulla base di dati che erano stati appunto elaborati da un'università telematica con sede a Montepulciano, andare nella direzione di una certificazione della destinazione turistica a Montepulciano, mettendo in atto delle progettualità insieme a quelle che già sono state messe per appunto dare un segnale sicuramente di tutela del nostro territorio, delle caratteristiche del centro storico, della qualità della vita. Quindi il prossimo obiettivo sarà proprio questo della certificazione della destinazione turistica. Siamo la prima denominazione che si è certificata sostenibile in Italia secondo lo standard de Qualitas nello scorso mese di maggio. È stato un percorso abbastanza lungo, direi che è stata principalmente una rivoluzione culturale all'interno delle aziende e quindi nella testa dei nostri produttori. Pensare ad una produzione sostenibile era da anni che ci stavamo lavorando, ma semplicemente è quasi oggi, direi, una scelta obbligata davanti al cambio climatico, davanti alle esigenze anche di carattere etico e sociale a cui devono dare risposte le nostre aziende. Era necessario mettere insieme un protocollo che appunto potesse certificare il nostro impegno in questi settori, in questi ambiti. Quindi grande attenzione all'ambiente, grande attenzione al sociale, quindi al fatto di utilizzare i nostri contratti di lavoro adeguati per le professioni che vengono impegnate nelle nostre aziende, e naturalmente guardare anche al ruolo etico dell'impresa, quindi l'impresa che ha necessità di avere una sua anche sostenibilità economica per fare crescita in un territorio, per far sviluppare quel territorio. E nell'ambito della sostenibilità ci sono tanti piccoli pezzi. Oggi possiamo raccontare una piccola esperienza, ma che senz'altro a Montepulciano cambia anche il modo di approcciarsi anche al mondo del turismo enogastronomico. Pensare, diciamo, sono buone abitudini che si incontrano un po' in giro per il mondo, il doggy bag, in questo caso il dog wine, il wine bag, è senz'altro una pratica che ci aiuta nel portare avanti la nostra ideologia di attenzione all'ambiente, in questo caso un messaggio importante anche contro lo spreco alimentare. Lo abbiamo fatto in collaborazione con l'ente locale, che ringrazio per il supporto non solo in questa iniziativa ma in tante altre iniziative che il Consorzio sta portando avanti, e devo dire che anche i ristoratori di Montepulciano hanno condiviso con noi questo percorso in maniera, diciamo, assolutamente convinta. Vogliamo lanciare quindi un nuovo messaggio a tutti coloro che visiteranno la nostra città in questa stagione turistica. Sarà presentato questo nostro progetto. Mi auguro che
dall'aspetto diciamo sperimentale della stagione 2022 possa diventare poi successivamente un'altra delle buone pratiche che a Montepulciano si fanno in ambito diciamo imprenditoriale, turistico e diciamo legate al mondo dell'enoturismo in particolar modo. La lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo, dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione, abbiamo la necessità non solo di investire in turismo enologico, ma anche in turismo ecologico, nel rispetto della nostra terra, nel rispetto di chi ha anche meno opportunità. È un'iniziativa bella, voluta dal Comune di Montepulciano, voluta da Confcommercio, da Confesercenti, a loro un grande grazie. Questo che è uno dei vini migliori che produce la nostra terra, oggi fa un ulteriore scatto in avanti importante, un territorio si mette a disposizione del futuro. Termina qui questo appuntamento con Monitor Consiglio, anche la nostra trasmissione così come il Consiglio regionale va in pausa estiva, ci rivediamo a settembre. Grazie per l'attenzione e buona serata.